Ciao a tutti, oggi nuovo che cosa mangio in un giorno e vi faccio vedere come colazione un pancake che mi sta piacendo tantissimo. È senza glutine, io l'ho fatto con la farina d'amaranto che in questo periodo sto usando praticamente come unica farina senza glutine, sto usando soltanto quella. Voi però potete fare questo pancake anche con altre farine come il grano saraceno, il riso o semplicemente mettere la farina normale se non volete farlo senza glutine. E io vi voglio lasciare nella descrizione le dosi precise perché secondo me dovete assolutamente provare questo pancake. È molto buono, è molto nutriente ed è facilissimo da fare, ha tante proteine, ha diciamo tutti quanti nutrienti di cui avete bisogno. Troverete nella descrizione, negli ingredienti, anche la farina di cocco, che però nel procedimento di oggi io non ho messo perché in casa non avevo. Ho girato 1000 supermercati e non sono riuscita a trovarla, quindi oggi mi tocca fare il pancake senza farina di cocco e devo dire che con questa farina viene benissimo, molto molto buono, quindi io nella descrizione, negli ingredienti, vi metterò anche la farina di cocco, però sapete insomma che non è fondamentale e quindi se non ce l'avete come me potete anche non metterla. Io vi lascio quindi al procedimento, spero tanto che vi piaccia e vi lascio anche al resto della giornata. In una ciotolina vado a rompere un uovo, poi vado ad aggiungere due albumi, io li misuro orientativamente con mezzo guscio scarso. Poi vado ad aggiungere come dolcificante lo zucchero di cocco. Ne vado a mettere un cucchiaio, volendo potete sostituire con la stevia o lo xilitolo o altri dolcificanti anche se in semplice zucchero. E adesso andiamo a mettere la farina. Io utilizzo la farina di amaranto, questa è biologica. Per misurarla uso appunto questo misurino che mi indica tutti quanti i cup e di farina ne andrò a mettere un sesto di cup che è più o meno qua. Quindi all'incirca sono 2-3 cucchiai. Ed infine andiamo ad aggiungere il cacao in polvere. Io ne vado a mettere un cucchiaio. Questo ormai è finito. E mescoliamo bene. L'impasto non dovrebbe avere bisogno di altri liquidi, però se vedete che è un po' troppo denso potete mettere un po' di latte a piacere. In ogni caso la consistenza dovrebbe essere questa, quindi come vedete è molto cremoso però non troppo liquido. E adesso possiamo cuocerlo. Sta facendo tutte quante le bollicine, quindi a questo punto delicatamente lo andiamo a girare. Il nostro pancake è pronto, io l'ho messo in un piattino e adesso lo vado a decorare e vado a mettere anche gli ultimi ingredienti che mi serviranno per la colazione. Quindi vado a spalmare un cucchiaio abbondante di burro di mandorle. Va benissimo qualsiasi altro burro. Io sto usando il burro di mandorle anche per arrivare alla mia dose di grassi. Poi vado a mettere la frutta fresca. Faccio metà di kiwi e metà di fragole. E adesso completo con un cucchiaio circa di semi di chia. E voilà, la mia colazione è pronta e ha tutti i nutrienti di cui ho bisogno, quindi carboidrati, proteine, frutta fresca e grassi sani. Per pranzo andrò a fare una ricettina molto molto semplice, vi porterà via davvero una manciata di minuti, quindi anche velocissima ed è strabuona. Si tratta degli spaghetti di zucchine conditi con un hummus, quindi ho tutti quanti i nutrienti che mangio a pranzo, proteine, grassi e verdure, un hummus fatto con il pomodoro e il pesto di basilico. Vi faccio subito vedere come l'ho fatta. Per fare i miei spaghettini vado ad utilizzare questo spiralizzatore, questo l'ho preso su Amazon, magari vi metto il link giù nella descrizione per poterlo ritrovare se vi interessa. È un attrezzino che io utilizzo tantissimo in questo periodo d'estate perché lo utilizzo soltanto con le zucchine, anche se in realtà si possono utilizzare un po' tutti quanti gli ortaggi. Comunque metto la lama che appunto mi fa gli spaghettini.
E adesso vado a spiralizzare le zucchine. Se riuscite a prenderle al supermercato, cercate delle zucchine quanto più dritte possibile, perché queste un po' curve, come vedete, poi girando fa un po' difficoltà a fare lo spaghettino intero, però oddio, no, non è niente di che, se provate quelle dritte è meglio. Ed ecco qua i nostri spaghettini come si presentano. Guardate che carini! Adesso, volendo, questi si possono mangiare anche così crudi, aggiungendo direttamente l'hummus o l'altro condimento che preferite. Io però li vado a scottare pochi minuti in padella con l'olio. Quindi vado a versare tutto quanto nella padella, aggiungo un cucchiaio di olio e un pizzico di sale. Do una mescolata. E adesso vado a mettere sul fuoco. Dopo pochi minuti, 5 minuti sono più che sufficienti, le zucchine si saranno ammorbidite un po', quindi possiamo spegnere il fuoco. Passarle in padella mi permette proprio di avere le zucchine un po' più morbide. Come vi dicevo prima, vanno bene anche crude, anzi molti le mangiano proprio crude, però secondo me appena scottate, appena ammorbidite, rimangono un po' più digeribili e un po' più leggere, però ecco, è una cosa che va a gusto. E adesso possiamo preparare il condimento. In una ciotola vado a versare i ceci, aggiungo l'aceto, un pizzico di sale e un po' di peperoncino, vado a mettere un cucchiaio circa di pesto, due cucchiai di concentrato di pomodoro. Se avete pomodorini freschi potete anche mettere dei pomodorini freschi. E due cucchiai di olio. Io vado ad aggiungere anche un goccino di acqua e possiamo frullare. Il risultato è questa crema profumatissima e super super buona. Io amo l'hummus al pomodoro. Secondo me pomodoro, magari anche abbinato con il basilico, è davvero la versione più buona che ci sia dell'hummus. E adesso possiamo finalmente condire i nostri noodle. Ed ecco qua i nostri noodle di zucchine con l'hummus al pomodoro e pesto. Io ho messo sopra anche una fogliolina di basilico e sono davvero davvero buonissimi, perché nella loro semplicità sono molto golosi. A me piace davvero tanto questo piatto, non voglio dire che somiglia alla pasta, diciamo che come la pasta ha soltanto il nome, però è davvero molto molto buono, quindi vi straconsiglio di provarlo anche magari come contorno o come secondo. Per merenda quindi finirò il chia pudding che abbiamo preparato in diretta insieme. Io l'ho un attimo ricomposto giusto per farvelo vedere meglio e questo è il risultato. Io vi ricordo che il video lo trovate della ricetta nella descrizione e in alto nelle schede. Ciao ragazzi, innanzitutto scusatemi perché l'inquadratura è pessima, io ho la testa tagliata e è un po' buia e niente, è un po' brutta, però sono incastrata in sala e ancora non so bene come organizzarmi per fare una ripresa di questo tipo. Comunque volevo dirvi che io ho appena finito la live sullo spuntino che la trovate sul canale YouTube, dove abbiamo preparato appunto la nostra merenda. Ho fatto merenda e adesso, come dicevo anche nella live, mi vado ad allenare. Oggi non andrò in palestra, quindi mi allenerò in casa. Vorrei parlarvi un po' in modo migliore, più specifico, degli allenamenti che faccio in casa, però per non allungare troppo questo video mi sa che ve ne parlerò dopo, magari farò un inciso, insomma adesso ancora devo decidere. E dato che è un po' tardi, io sono un po' di fretta, mi inizio subito ad allenare. L'allenamento che farò oggi è un HIIT, quindi è un cardio molto alta frequenza e a breve durata, durerà poco, è un allenamento che va a tempo, quindi io quando ho finito spengo il timer, diciamo, e da lì magari posso vedere i progressi in futuro. Allora, tipo, quando avevo fatto questo allenamento un po' di tempo fa, un po' di anni fa, ci avevo messo
una cosa come 8-9 minuti perché ero abbastanza allenata. L'ho fatto qualche tempo fa, ci hanno messo tipo il doppio, però questi sono dettagli, ci stiamo lavorando e io inizio subito ad allenarmi. Scusate ancora se la ripresa non sarà delle migliori, però sto cercando di capire adesso come farla nel miglior modo possibile. Allora, io mi metto il cavalletto qua, prima l'ho dovuto spostare perché sennò c'avevo mezza faccia in ombra, e allora iniziamo. Ultimo round, terzo round, quindi via. Allora, finito. Oh madonna, come sono sfatta, sono più sfatta di quanto pensassi. Molto bene, dunque, oh, sono strasudata. E allora, non ve l'ho detto prima, però gli esercizi del mio allenamento, qua c'è Billy, gli esercizi dell'allenamento che ho fatto li trovate scritti all'interno del video e li troverete giù nella descrizione, così se volete rifare anche voi questo allenamento potete farlo. È un allenamento incentrato molto sulle gambe, si lavorano un po' anche gli addominali ma per lo più le gambe, e quindi se cercate un allenamento appunto per le gambe questo è perfetto secondo me, perché dura poco e vi fa allenare molto bene, sentite proprio che le gambe lavorano parecchio. Quindi niente ragazzi, io spero che vi sia piaciuto, spero che sia stato interessante, spero di non aver fatto troppo schifo. Che vergogna. E niente, fatemi sapere se vi piacerebbe vedere altri video di questo tipo, magari facciamo una playlist a parte. Qui abbiamo un po' di verdura mista, ho delle carote di diversi colori, ad esempio queste sono gialle, queste sono quelle nere e sono tutte varietà particolari. Poi una patata americana arancione e una patata bianca. Tutta la verdura l'ho presa da Frutta Web. Io vi metto sotto il link in descrizione. Wow, guardate che bella questa! È la prima volta che la preparo, proprio questa che ho in mano. È sia viola che arancione. Infatti non sapevo che colore fosse. Questa è nerissima invece. E questa è la gialla, che invece già ho utilizzato alcune volte. E la patata bianca. Ok, adesso lavo tutto e poi andiamo ad affettare. Abbiamo fatto a pezzettoni tutte quante le nostre verdure, vado a condirle, quindi aggiungo l'olio, ne metterò circa 4 cucchiai, vado ad aggiungere il sale e un po' di rosmarino secco. Qui potete mettere le spezie che preferite, le erbe aromatiche che preferite. Io purtroppo non ho molte cose in casa, quindi stavolta farò delle verdure al forno un po' più semplici, soltanto con il sale e il rosmarino, però mettete pure quello che preferite. E possiamo versare tutto in una teglia coperta di carta forno. Adesso non ci rimane che infornare a 200 gradi. Intanto che le verdure cuociono, io vado a preparare
il tofu. Quindi prendo un panetto e lo taglio a cubetti. In una ciotola vado a mettere un cucchiaino di amido di riso, 3 cucchiai di olio, salsa di soia e allungo il tutto con un goccino di latte. Adesso ci vado a mettere dentro il tofu e mescolo bene per fare una sorta di marinatura. Adesso lascio appunto marinare il mio tofu per un pochino, volendo lo potete anche preparare il pomeriggio e mettere in frigo per un po' di ore prima di cuocerlo a cena. Io lo lascerò stare circa il tempo di cottura delle verdure, diciamo una 30ina di minuti. Dopo la marinatura quindi vado a versare il tofu in una padella calda con tutta la salsina e lo faccio rosolare. Dopo pochi minuti vedrete che la salsina diventerà sempre più cremosa, creando appunto questa cremina molto molto golosa. Io lo faccio rosolare ancora qualche minuto, però non faccio seccare troppo la salsetta. Mi piace che rimanga leggermente umida, leggermente liquida. E adesso possiamo impiattare, quindi mettiamo nel piatto le nostre verdure, che nel frattempo hanno rosolato, sono venute bellissime, il tofu con la nostra cremina e infine la mia porzione di riso. E voilà, ecco la cena prontissima. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, se è così come sempre mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti e mi raccomando accendete la campanellina che trovate qua sotto, così riceverete tutte le notifiche dei nuovi video. Io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo alla prossima, ciao!